Buonasera a tutti, sono Gian Piero Massolo, presidente di ISPI. Desidero darvi il benvenuto a questo nostro webinar che è dedicato al Congo, una terra senza pace, ma che soprattutto si svolge in ricordo e memoria di Luca Attanasio, nostro ambasciatore a Kinshasa, di Vittorio Iacovacci, che lo accompagnava come carabiniere, di Mustafa Milambo, che era il loro collaboratore alla guida, Luca, Tony, Zacchia, le bambine, accomunati da qualche cosa di tragico. Non so, la indagine stabilirà quanto ci sia stata di incuria, quanto ci sia stato di prudenza, quanto ci sia stato di fatalità. A me quello che preme oggi è fare molto rapidamente due cose prima di lasciar fluire il dibattito. La prima è dire che Luca testimonia con la sua morte, Vittorio Mustafa, ci riporta l'attenzione su di un'altra guerra rimossa. E la realtà prima o poi ti presenta il conto. Le guerre degli altri non si possono allontanare. L'indifferenza per le guerre degli altri non le allontana, le avvicina. Luca era una persona straordinaria. Io nella mia lunga militanza come diplomatico al Ministero degli Esteri, nelle mie varie funzioni, l'avevo visto entrare al Ministero, l'avevo visto fare i primi passi, in qualche modo, poiché mi aveva colpito, lo avevo in qualche modo sempre un po' seguito, perché intanto Luca era impegnato al servizio dello Stato e a tal punto era impegnato che aveva lasciato per la sua vocazione, peraltro molto vantaggioso, impiego privato in una delle principali società di consulenza mondiale. Fra l'altro proprio quello era un aspetto di un mio piccolo visti da vicino, perché poiché a un certo punto anche mio figlio voleva intraprendere più o meno la stessa carriera nel mondo della consulenza, cosa che poi non ha fatto, li avevo messi in contatto e quindi è una perdita anche che mi tocca un po' più familiarmente. E poi la fiducia. Gli esempi di Luca e Vittorio mettono in qualche modo, rafforzano quel legame di fiducia, oggi più che mai così necessario, fra l'opinione pubblica e le istituzioni. Noi siamo abituati a considerare che nulla o poco possa venirci di nostro diretto interesse, di positivo, dalla black box delle decisioni politiche. Beh, e poi invece, in nome di questa black box, in nome delle istituzioni, del processo decisionale, del buon governo, c'è chi dà la vita. Poi l'idea di concepire la diplomazia come missione, che era propria di Luca, ma era propria anche di Vittorio, e cioè l'idea che non ci fosse un invito, c'era una testimonianza sempre da fornire, c'era che bisognasse fare, bisognasse esserci, bisognasse testimoniare. Poi la gioia era una connotazione di Luca, non conoscevo personalmente purtroppo Vittorio, ma la gioia, la curiosità di vivere. Ho letto un titolo su un quotidiano, portava gioia, di Zacchia la consorte era per me un angelo. Beh, sì, portava gioia, era una persona gioiosa, sorridente, soprattutto curiosa di vivere, curiosa di esistere. E poi la dirompenza dell'eterodossia, cioè Luca era un eterodosso, era una persona a cui piaceva innovare, una persona che non voleva accettare le cose come stavano. Era insomma quello che io in tutte le mie funzioni pubbliche, che fosse al servizio della diplomazia, al servizio dell'intelligence o di un'azienda privata o di un istituto di ricerca e di studio, chiedo a chi lavora con me, quello di essere sanamente eversivo, accettare la realtà così com'è, ma cercare di confrontarsi e di cambiarla. Ecco, questo volevo dire, ripercorrendo la carriera di Luca Attanasio e ringraziandolo per quello che nella sua pur così breve vita ci ha voluto dare. Luca, a te Paolo.
Grazie Giampiero, grazie Presidente. Come il Presidente Massolo ha ricordato, abbiamo voluto questo incontro in ricordo di Luca, di Vittorio, di Mustafa. Un ricordo struggente per le cose che ha detto poco fa l'ambasciatore, un ricordo ancor più struggente quando si ricordano persone con le quali si è fatto un tratto di strada assieme, si è percorso un tratto di strada assieme. E per alcuni di noi i pezzi di strada percorsi con Luca, sono stati diversi, da studente della Bocconi prima, al Master ISPI poi, al Ministero degli Esteri infine. Percorsi in strade affollate, dove passano centinaia, migliaia di persone. Ma strade dove Luca ha saputo lasciare traccia fra i tanti. Traccia, come diceva l'ambasciatore Massolo poco fa, per la sua intelligenza non pretenziosa, per la sua simpatia. Abbiamo ricordi di serate, una in particolare a Torino per un globo, un'iniziativa di ISPI qualche anno fa, in cui ha tenuto banco per l'intera serata, divertendoci in modo incredibile, e traccia per la sua empatia, di cui pure parlava l'ambasciatore prima. Lasciar traccia è il sogno di tutti, qualunque sia la lunghezza del percorso. E Luca ha trasformato questo sogno in realtà nel suo, ahimè, breve percorso, perché ha lasciato traccia nel cuore di molti che ha incrociato nelle varie strade. L'ha certamente lasciata la traccia nel cuore dell'ISPI e l'ha lasciata in Africa, dove era per scelta e per passione, una serie di incarichi in Africa nella sua esperienza di diplomatico. E proprio alla sua Africa, la loro Africa, l'Africa di Luca, di Vittorio, di Mustafa, è dedicato l'incontro che ha ora inizio, che verrà moderato da Giovanni Carbone, a cui passo subito la parola. Grazie Paolo, buonasera a tutti anche da parte mia. Mi chiamo Giovanni Carbone, appunto sono responsabile del programma Africa dell'ISPI e modererò l'incontro a cui abbiamo invitato quattro relatori dei quali tra un momento vi parlerò. Come è stato detto dall'ambasciatore Massolo, ci sono parecchie cose ancora che dobbiamo capire a proposito di quanto accaduto in Congo, a proposito dell'uccisione dei nostri connazionali e del loro autista. Ma non è questa la sede, evidentemente, in cui affrontare questi interrogativi. Quello che invece occorre anche capire è dove è successo quanto accaduto 2 giorni fa. Ci proponiamo per questo di allargare l'obiettivo oltre quel tratto di strada e cercare di comprendere meglio il contesto in cui tutto è avvenuto, quella zona del Congo, il Congo, quella regione dell'Africa. Per farlo, come dicevo, abbiamo chiesto aiuto a quattro voci autorevoli, che saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito. Sono Donata Garrasi, direttore per gli affari politici presso l'ufficio dell'inviato speciale dell'ONU nella regione dei Grandi Laghi, Maria Stella Rognoni, professoressa di storia dell'Africa e delle storie istituzioni dell'Africa presso l'Università di Firenze, Francesca Sibani, giornalista di Internazionale e Jean-Léonard Touadi, senior advisor della FAO. Grazie di nuovo per aver accettato il nostro invito. Vorrei cominciare con una domanda a Maria Stella. Maria Stella, proviamo a partire da un approccio un po' più ampio, un po' ampio. Di che paese si tratta? Che cosa significa e rappresenta il Congo nel contesto anche africano, il Congo di ieri e di oggi? Sì, grazie Giovanni, grazie innanzitutto per aver pensato e voluto questo momento di ricordo, ma anche di riflessione, sui temi che appassionavano il nostro ambasciatore. Allora, il Congo, stiamo parlando del secondo paese, del continente per estensione, poco più piccolo dell'Algeria, di un paese con 100 milioni di abitanti,
anche se l'ultimo censimento è stato fatto nel 1984, quindi in realtà non sappiamo esattamente, le cifre sono sempre molto così vaghe, ma sicuramente oltre i 90 milioni di abitanti. È un paese dove ancora il tasso di natalità è fra i più alti del mondo, con 6 figli in media per donna, anche se questo dato cambia a seconda che ci spostiamo dal contesto urbano al contesto rurale. Oggi il 45% dei congolesi vive in città. Quindi sono città che, fra l'altro, sono cresciute ad un ritmo eccezionale. Dicevo prima della popolazione, in Congo nel 60 più o meno erano 15 milioni gli abitanti, oggi sono 100. Questi dati ci fanno già capire i processi complessi che provare a guardare dentro un paese si affrontano. È un paese ricchissimo di risorse, è sempre quello che si dice quando si parla del Congo, si parla delle sue risorse, risorse minerarie, cobalto e rame su tutti, ma anche risorse agricole. È un paese popoloso, ma dove la popolazione è distribuita in modo molto diverso, con un est estremamente popoloso, appunto le regioni di cui parliamo, i due Kivu per esempio, estremamente popolosi, popolosa la zona di Kinshasa, ma distribuzione della popolazione diversa al suo interno. È un paese che in Africa ha svolto un ruolo preciso durante la guerra fredda, cioè il ruolo del sostenere quasi a baluardo gli interessi occidentali in un'Africa che cambiava soprattutto dagli anni 70 in poi, cioè un'Africa, l'Africa australe che da bastione bianco vedeva emergere nuovi stati indipendenti e governi che guardavano a est come schieramento nel mondo bipolare. Questo ruolo ha permesso a un dittatore come Mobutu di stare in sella dal 1965 al 1997 e di fatto congelare la posizione internazionale del Congo. Dopo, diciamo, con la caduta della guerra fredda, con la fine della guerra fredda, il ruolo del Congo è passato dall'essere un baluardo in realtà ad aprirsi a conflitti le cui onde lunghe si vedono molto chiaramente ancora oggi, perché dal 96-97, quindi il primo conflitto che ha esautorato Mobutu, si passa a quella che poi è stata definita la Grande Guerra Africana tra il 98 e il 2002. Ma ancora dopo gli accordi di pace del 2002, comunque è un paese instabile e questo ha fatto sì che dall'essere un baluardo di presunti o veri veritieri interessi occidentali possa oggi essere il Congo guardato dai vicini molto più piccoli, come Ruanda e Uganda, in realtà come un junior partner e non come il punto di riferimento. Questo è già un primo paradosso. Paese ricchissimo, ma paese che da un punto di vista delle potenzialità Grazie Maria Stella. anche Posso? diplomatiche. Voglio tornare su questo punto, voglio tornare su questo punto, ma tra un momento. Volevo prendere spunto invece da un aspetto che hai citato, il fatto che l'est del Congo, la regione, quella enorme regione di un enorme paese su cui stiamo soprattutto focalizzando la nostra attenzione, è un'area estremamente popolosa. Noi siamo abituati a pensare all'Africa parlando, no, spesso di boom demografico. Tu hai richiamato anche il fatto che in realtà, almeno in partenza, il continente in sé non era così popoloso e non necessariamente lo è ovunque. 100 milioni di abitanti sono tanti, ma forse per un paese così neanche così tanti. Ma una grossa parte di questi si concentra nell'est. E vorrei chiedere a questo punto a Jean-Léonard Touadi, di dirci qualche cosa in più circa le radici dell'instabilità di questa regione, gli aspetti storici, sociali, politici che hanno portato a questa proliferazione di violenza e di gruppi violenti nell'est del Congo. Jean-Léonard, a te la parola. Sì, grazie. Io saluto tutti e ringrazio l'ISPI per questa occasione che ci è data di riflettere intorno al Congo, alla regione dei Grandi Laghi. Le radici dell'instabilità, parlando di Congo, non possiamo non tornare
alla violenza strutturale che è stata introdotta dal colonizzatore belga. E si potrebbe dire che ante litteram lì c'è stata una geopolitica delle potenze europee per accaparrarsi di quell'immenso territorio. Alla conferenza di Berlino Leopoldo riesce a fare prevalere le sue ragioni e l'Inghilterra nella sua concorrenza con la Francia. Alla fine Leopoldo ottiene quest'area dicendo che combatteva contro gli schiavisti che venivano da Zanzibar, ma soprattutto introduceva il libero commercio nel territorio del Congo. Invece sappiamo dai rapporti che cominciano a uscire che lì è stato compiuto uno dei genocidi, forse anche dimenticato, di tutta la storia coloniale. 11 milioni di congolesi circa sono stati uccisi. Ma non solo questo, tutto il territorio congolese ha subito questa violenza che avveniva attraverso le società concessionarie alle quali Leopoldo II aveva affidato lo sfruttamento di quelle ricchezze. E ovunque il modus operandi era un modus operandi violento che ha destrutturato le società locali, che ha destrutturato le gerarchie locali, che ha destrutturato gli equilibri, direi anche i valori antropologici locali. Quello che Conrad racconta come il cuore di tenebra è il frutto di questa azione dell'uomo europeo, del Belgio, che arriva in Africa e conosce quello che si chiama il sonno della ragione. Non dimentichiamo quindi questa violenza strutturale che viene dalla storia, passa per Lumumba, il momento dell'indipendenza, che è stato un momento estremamente violento. Parlando dell'ONU, il segretario generale dell'ONU trova la morte in Congo, fatto inedito, la secessione del Katanga e tutto quello che ha accompagnato poi questo paese fino all'arrivo di Mobutu, che pacifica il paese, ma lo pacifica con una dittatura estremamente violenta anche qua. E poi, per arrivare alle ragioni di oggi, velocemente vorrei dire quanto ha significato per la regione dei Grandi Laghi e per l'Africa il genocidio ruandese. E Bussi Bulaga, il filosofo, dice: con il genocidio noi africani abbiamo toccato con mano la possibilità concreta della nostra scomparsa come popolo. E si è fatto avanti la necrofilia africana, dice Bussi Bulaga. È molto forte questa parola, è stato anche criticato, però la violenza strutturale delle nazioni post-indipendenza in Africa ha avuto il suo climax drammatico col genocidio e tutto quello che poi ha conseguito, l'inseguimento, gli Hutu che si spostano in Congo, l'inseguimento da parte dell'esercito ruandese, l'Uganda, tutti gli appetiti che si sono scatenati e la situazione di economia di guerra che si è creata in quell'area lì, 120-160 gruppi armati che hanno destrutturato completamente una parte del continente e una parte del paese, in uno sfondo di un paese che è collassato dopo Mobutu, già aveva iniziato a collassare durante gli ultimi decenni del regno di Mobutu, ma negli ultimi anni il paese è collassato praticamente, non c'è più un punto di riferimento e la violenza dei gruppi ha sostituito la capacità dello Stato di tenere, di garantire la sicurezza dei propri cittadini e del territorio. Grazie Jean Leonard, grazie Jean Leonard. Hai parlato di paesi limitrofi, Ruanda, l'Uganda, il Burundi. Siamo nella regione chiamata appunto dei Grandi Laghi, lo dicevamo di passaggio prima. Vorrei chiedere allora a Donata Garrasi quali sono le dinamiche politiche e diplomatiche che attraversano, che hanno attraversato e che attraversano la regione, che legano, che connettono gli stati di quest'area. Donata, a te. Certamente, grazie molte, grazie a tutti, è piacere di essere in questo panel. Dunque, preferisco concentrarmi sugli ultimi anni, durante i quali la regione ha visto delle dinamiche che mi permetterei di chiamare piuttosto positive, soprattutto rispetto all'esperienza delle decadi precedenti.
con il cambiamento di governo e di leadership nel Congo, nella Repubblica Democratica del Congo. Il nuovo presidente ha iniziato subito non solo a stabilire come priorità nella sua agenda la stabilità nelle zone dell'est del paese, ma anche quindi di intessere tutta una serie di relazioni con i suoi vicini, che sono diversi, relazioni diplomatiche positive. Quindi ha ristabilito contatti con l'Uganda, con il Ruanda, con l'Angola, con il Burundi, paesi veramente molto importanti che legati molto intimamente alla storia di instabilità del Congo. Questo ha portato, senza voler essere troppo ottimisti, ma ha portato a risposte molto positive da parte dei vicini e anche della regione un po' più allargata, direi dell'Africa in generale, perché poi ovviamente la diplomazia va al di là delle proprie frontiere. Quindi negli ultimi tempi mi permetto di dire che c'è stata una nuova ondata di collaborazione, di cooperazione guidata dai leader della regione, da attori importanti a livello della regione, e che hanno portato a un nuovo dialogo tra paesi che precedentemente erano in conflitto, avevano grosse tensioni, e ha portato anche a cooperazione in campi molto importanti, quali la sicurezza, la cooperazione economica, integrazione. Quindi diciamo che c'è una tendenza che verte al positivo, senza però dimenticarci che ci sono delle cause molto profonde di instabilità nella regione, che il governo del Congo ha delle problematiche molto importanti che deve risolvere prima di poter essere veramente un attore che porta pace e sicurezza nella regione. Forse ne parleremo di qualcuna dopo, però tengo ancora a sottolineare proprio la forte iniziativa regionale, quindi dei capi di Stato, principalmente del Congo, ma anche dei suoi vicini, delle organizzazioni regionali che stanno giocando un ruolo importante e positivo, sicuramente dell'Unione Africana, che è lo chapeau di tutta la cooperazione in Africa, e anche una buona cooperazione con le organizzazioni internazionali. Quindi diciamo che la regione è in movimento, in un movimento positivo, in un momento diplomatico, in un momento in cui credo che la narrativa stia cambiando. Non è cambiata del tutto, ma stia cambiando. Quindi vorrei proprio lasciare questo messaggio di positività, perché è il risultato di sforzi non solo di persone come il nostro ambasciatore, che lavoravano con impegno, ma anche di tutte le organizzazioni internazionali, le Nazioni Unite, piuttosto che anche le ONG che lavorano in stretta collaborazione con i paesi come il Congo. Quindi mi fermo lì per lasciare questo messaggio positivo. Ecco. Grazie Donata, questo è importante, perché quello che dici concordo con quanto dici. Nella zona orientale ancora gli effetti di queste dinamiche positive non si vedono, direi, però è vero che ci sono dei segnali importanti. È vero che l'elezione del 2018 del nuovo presidente Tshisekedi ha avviato un qualche cosa di diverso, di cui speriamo di vedere i frutti presto. Peraltro quest'anno il presidente congolese detiene anche la presidenza dell'Unione Africana, e questo potrebbe avere a sua volta dei riflessi, speriamo, su nuove iniziative di stabilizzazione della regione, ma magari su questo torniamo tra un momento. Volevo però chiedere invece a Francesca Sibani, giornalista dell'Internazionale, sempre tornando su quell'area, i media, o meglio, sempre tornando sull'evento che è accaduto e che ci ha portati a focalizzarci su quell'area, dal punto di vista dei media congolesi, stampa, televisione, i nuovi media, come è stato raccontato, come è stato percepito, che tipo di risposte, reazioni si sono avute rispetto a quanto accaduto? Un fatto come un altro, oppure un'uccisione come tante in una zona dove la vita è spesso drammatica, oppure un qualche cosa di più particolare?
Buonasera a tutti, grazie ancora. E guarda, posso dire con una certa soddisfazione anche personale per il lavoro che facciamo, che questa volta di aver riscontrato rispetto a questo tragico evento una grande attenzione e anche una grande empatia da parte dei giornali congolesi. Non è una cosa che capita spesso, diciamo, l'uccisione di, si vede che proprio l'uccisione dell'ambasciatore Attanasio ha colpito, è stata seguita fin dall'inizio con grande attenzione. Soprattutto questi nuovi siti internet che sono nati negli ultimi anni, che tipo 7sur7, Politico, Actualité, ma anche siti più di blogger come Habari, hanno proprio seguito dall'inizio le notizie, dandole puntualmente anche con precisione. Il giorno dopo sui principali quotidiani c'erano molti editoriali, cosa che non capita molto spesso, con dei commenti molto empatici sempre, che ricordavano un po' quanto fosse una persona speciale e quanto il suo ruolo fosse diverso da quello dell'ambasciatore, diciamo, vecchio stile, un po' chiuso nei suoi palazzi. C'è chi parla proprio di un grido di disperazione, di un grido d'allarme, come un certo con un quotidiano che si chiama Prosperité, che parla di, sì, proprio di questo cri de détresse, mentre un altro quotidiano invece Forum des As evoca parte da questo evento per tornare proprio a puntare l'attenzione sui problemi delle province orientali del paese, che anche per i congolesi, non solo ai nostri occhi, anche agli occhi degli stessi congolesi sono dimenticate e in maniera colpevole dal governo di Kinshasa. Sì, è vero, c'è una distanza siderale tra le due parti del paese, però come fa notare questo quotidiano, e anche tornando al discorso che faceva Tuadì, la colonizzazione comunque continua a essere come un marchio su queste terre che, come allora alla fine dell'Ottocento, anche oggi continuano a essere una specie di comptoir, un bancone, un magazzino di risorse aperte a tutti, ma al più potente, a quello che ha più armi e più forza da impiegare. Grazie Francesca. Prima di ridare la parola a Jean Leonard, al quale volevo porre la prossima domanda, vorrei invitare chi ci sta seguendo a, se avete delle domande da fare, a farle attraverso i social dell'ISPI, Facebook e YouTube, potete farle, le raccogliamo e spero avremo qualche minuto in conclusione per provare a rispondere anche a questa. Jean Leonard, vorrei farti una domanda in un certo senso un po' personale. Uno degli elementi del quadro dell'est del Congo, ma del Congo nel suo complesso, è quello delle tensioni etniche. Come congolese tu ci puoi aiutare a capire che cosa significa concretamente nella vita dei congolesi? Che ruolo hanno questo tipo di appartenenza a cui noi come italiani tutto sommato non siamo così abituati? Jean Leonard. Sì, grazie. Pochi secondi, vorrei reagire a quello che, se mi permetti, diceva la dottoressa, certo, Garasi, che sicuramente è una buona notizia il fatto che Tshisekedi, e non era scontato che lui tendesse la mano ai vicini, perché poi i decenni della guerra hanno sedimentato anche un sentimento, direi, di ostilità anche nella popolazione rispetto ai vicini, quindi ha fatto bene, la pace si fa con i nemici, è stata una decisione estremamente coraggiosa, soprattutto adesso che lui è presidente in esercizio dell'Unione Africana. Ci sono problemi molto, molto gravi, strutturali, che restano, e sullo sfondo c'è per esempio la questione demografica di Ruanda e di Burundi, che necessariamente un giorno dovrà trovare una soluzione negoziata, nel senso che l'ecosistema di questi due paesi sta scoppiando, non riesce più a sopportare. Si parlava prima di demografia, ma Ruanda e Burundi sicuramente sono paesi che hanno bisogno di un'espansione di popolazione verso il Congo. È chiaro che non si può fare con la guerra, si dovrà fare con la capacità di negoziare un assetto regionale che permetta, come sta avvenendo in altre parti dell'Africa, una libera circolazione dei beni e delle persone,
e anche per rompere il faccia a faccia esclusivo tra Tutsi e Hutu, che per decenni ha avvelenato la vita di Ruanda e Burundi, trovandosi in un contesto etnico dove il faccia a faccia non è più esclusivo, ma diventa molteplice e permette degli attraversamenti molteplici tra un'etnia e l'altra. E quindi ci parlo dell'etnia. Io sono nato a Brazzaville, come si è ricordato prima, sono un Mukongo, e quindi mi sento molto vicino a quelli che sono a Kinshasa, e non parlando Swahili, ma Lingala, che è la lingua che si parla a Kinshasa. Quelli dell'est per noi sono quasi stranieri, diciamo. E in uno stato come quello del Congo, che abbiamo detto che è collassato e non fornisce più i servizi di base ai cittadini, la manutenzione delle strade, gli ospedali, le scuole, come tutti noi, quando le cose non vanno bene, si torna all'unica cosa che ha sempre dato risposte. E quest'unica cosa è l'etnia, no? Di fronte a un quadro nazionale che non funziona più, non dà più risposte, e la dimensione etnica è il rifugio unico, perché è una dimensione identitaria, è una dimensione che non ti tradisce mai, dà sempre delle risposte, da cui anche una piccola giustificazione della corruzione. Se tu diventi qualcuno, diventi ministro, il tuo stipendio non è solo tuo, ma diventa lo stipendio di tutta la famiglia allargata che viene a bussare la mattina alla tua porta, alla porta della tua casa, per avere delle soluzioni. E questo è un problema, secondo me, molto serio, da non sottovalutare, soprattutto nel Congo di oggi, fino a quando non si ricomporrà un quadro nazionale e delle risposte che vengono date a tutti come cittadini e non come appartenenti alla mia etnia. Grazie Gian Leonard. Torno poi da te Maria Stella, ma adesso volevo chiedere a Donata cosa bisognerebbe fare e cosa può fare il governo di Kinshasa, a cui ha appena fatto riferimento Gian Leonard, per stabilizzare la regione. Grazie, grazie molte Jean-Léonard per l'approfondimento che sicuramente viene da un'esperienza direttissima della regione. Dunque, il governo di Kinshasa certamente deve fare quello che sta facendo, tra l'altro mettere come priorità, tra le altre, la stabilizzazione dell'est, che già è un passo avanti, nel senso politicamente dichiarare che raggiungere l'obiettivo di stabilità è importante e determinante per il benessere del paese. Dopo di ciò ci vuole certamente un maggiore sforzo da parte sia del governo di Kinshasa che della regione di lavorare insieme per attaccare, per risolvere le cause sia profonde che più immediate, anche le conseguenze del conflitto di lungo termine. Non dimentichiamoci che parliamo di decenni di guerra, quindi cause sono diventate conseguenze, conseguenze cause, la situazione è molto complessa. Cosa in particolare? Intanto abbiamo una situazione di sottosviluppo molto molto importante in tante di queste aree che sono state luogo di conflitto e continuano a esserlo, quindi un deciso cambiamento di corso nell'affrontare la situazione di sottosviluppo e di marginalizzazione, con programmi socio-economici, con programmi di riorganizzazione dell'utilizzo delle risorse naturali che possano portare a delle opportunità per le popolazioni. Questo è uno, sembra facile, è certamente un'impresa di lungo termine, ma è necessario, se no tra 20 anni ci ritroviamo ancora con lo stesso discorso. Seconda cosa, i gruppi armati esistono, sono sia gruppi di origine straniera, sia tanti gruppi e gruppuscoli locali, 120 più o meno, cambiano a seconda di come li si guarda, e quindi eliminare e prevenire, quindi eliminare la capacità di operare, di operazione di questi gruppi armati nella regione dell'Est e prevenire ulteriori azioni e capacità di operare di questi gruppi è fondamentale, attraverso misure
militari quando necessario, ma soprattutto non militari, misure di reintegrazione, misure di incentivi per cambiare le scelte di coloro che si ritrovano a operare attraverso le armi invece che contribuire a un'economia positiva e a una società positiva. Quindi uno sforzo molto più importante focalizzato proprio sull'insicurezza che è generata dai gruppi armati, il che è collegato anche all'opera intorno alle risorse naturali. A questo mercato spesso illegale, una grossa percentuale di risorse naturali sono sfruttate, anche trasferite all'estero in maniera illegale. Un'azione chiara, precisa e forte del governo del Congo, ma anche dei vicini, a invece riportare queste risorse naturali in uno schema di economia legale, di economia che produce una prosperità per tutti, sicuramente deve essere una priorità molto importante. Poi voglio menzionare, forse come ultima questione, la questione dell'impunità e dei diritti umani. Il Congo è tristemente famoso per le violazioni dei diritti umani di vario genere, incluse violazioni sulla base del genere in situazioni di conflitto, un crimine contro l'umanità, e l'impunità per questi crimini che vengono commessi da vari attori, attori di vario tipo, statali e non statali, non è, purtroppo è una crimini molto, molto diffusi. L'impunità purtroppo è una realtà che incentiva ulteriormente l'utilizzo di armi e di modi illegali per interagire gli uni con gli altri. Quindi anche una forte azione per combattere l'impunità attraverso una cooperazione giudiziaria, attraverso istituzioni giudiziarie rafforzate, anche attraverso istituzioni sociali rafforzate, è sicuramente molto necessario. Volevo sottolineare solamente un elemento molto importante: se parliamo di neutralizzazione o di riduzione della capacità dei gruppi armati di operare, dobbiamo purtroppo necessariamente parlare di programmi di reintegrazione, a parte il disarmamento e demobilizzazione, quindi programmi che riescano a reintegrare questi giovani e meno giovani, perché ci sono diverse fasce, dai leader dei gruppi armati fino alle nuove reclute. Una reintegrazione efficace, perché purtroppo anche la mancanza di opportunità di reintegrazione per questi combattenti, che a volte diventano ex combattenti, sono molto magre. Quindi il governo del Congo dovrebbe veramente cercare di guardare in maniera innovativa a come gestire questa reintegrazione, quando si arriverà, spero che sarà molto presto, di elementi armati che desiderano, come tanti desiderano, iniziare una nuova vita. Giusto un commento sulla regione, perché chiaramente l'Est del Congo vuol dire regione dei Grandi Laghi, non vuol dire l'Est del Congo più lontano da Kinshasa di quanto non lo sia Kigali e Bujumbura, e invece Brazzaville è proprio accanto. Quindi insomma parliamo di una situazione geografica molto particolare. Come menzionavo prima, la cooperazione in materia di sicurezza militare, ma non militare soprattutto, e poi un impegno politico, cioè l'origine dell'instabilità lì e altrove, e politico. Ci vogliono soluzioni politiche, ci vuole un accordo tra i paesi sulla base di una forte dimostrazione di volontà politica di cambiare rotta. Grazie, Io ho Donata. menzionato prima che questo sta succedendo a livello di relazioni. Quando si trasforma in un'alleanza per combattere la fragilità e l'instabilità, io credo che vedremo delle soluzioni. Grazie Donata. Maria Grazie mille Stella, della parola. io ho due domande che ti voglio porre, ma ti chiedo di pazientare ancora un momento, perché per cercare di tenere un pochettino di filo, volevo passare prima da Francesca. Visto che si è parlato di che cosa può fare il governo di Kinshasa, io a te vorrei chiedere se i media congolesi hanno un ruolo da svolgere, secondo te, nella ricerca di pace e di sicurezza, o in senso più ampio, sono degli attori liberi, sviluppati a sufficienza per dare un contributo attivo a un percorso più virtuoso di questo paese? Che ruolo hanno nel Congo, nella società civile, nella politica, nei conflitti? La mia risposta potrebbe essere: ci provano, ma non è molto facile.
i mezzi di informazione congolese purtroppo non è un panorama molto florido anche rispetto a quello di altri paesi dell'Africa australe, che invece hanno magari un'industria dei media molto più sviluppata. Lì torniamo sempre un po' alla questione del sottosviluppo, della mancanza di risorse. Ci sono i giornalisti che non sono pagati neanche il minimo necessario per poter fare solo quel lavoro, e quindi devono accettare altri tipi di compensi per sbarcare il lunario. Ma non è solo questo il problema. I giornalisti, diciamo, secondo Reporters Sans Frontiere, il Congo non è che proprio gode di una grandissima libertà di stampa, sta al 150esimo posto su non mi ricordo quanti, comunque non ha una buona posizione in classifica, e questo è dovuto anche al fatto che molti giornalisti, soprattutto all'epoca di Kabila, ma tuttora succede che i giornalisti vengano, all'epoca di Kabila ci sono state addirittura molte uccisioni, ma tuttora vengono arrestati i giornalisti perché magari osano denunciare il fatto che un governatore di una data provincia ha comprato un'auto con dei soldi pubblici. Questo contribuirebbe a creare una società più, diciamo, la denuncia di questo tipo di fatti, la denuncia della corruzione potrebbe aiutare il Congo a essere un paese più libero, più democratico. Però se non ci sono delle leggi che tutelano i diritti, molti chiedono una riforma che riguarda l'informazione, ma questa riforma ancora non è stata fatta. E per il momento diciamo che forse uno spazio di libertà si è aperto con i mezzi di informazione online, che attirano molti giovani e vanno di pari passo un po' con lo sviluppo anche di quelle organizzazioni della società civile che composte da molti giovani, questi movimenti che vengono dal basso come la Lucha, Filimbi, che sono dei movimenti giovanili che hanno molta presa anche in città come Goma nell'est, e proprio questi movimenti chiedono servizi pubblici migliori, chiedono rifornimento d'acqua potabile, cose molto semplici. E spesso quando ci sono arresti di massa vengono arrestati questo tipo di attivisti insieme ai giornalisti che cercano di raccontare al mondo quello che loro stanno facendo. Quindi per loro essere uno strumento di pace è molto difficile, incontrano davvero ancora molti ostacoli. Grazie. Maria Stella, prima abbiamo un po' interrotto il tema dei rapporti esterni del Congo. Come possiamo riprendere quel filo e capire meglio, approfondire un po' il tipo di legami, come si sono evoluti, il tipo di legami e di partner esterni di questo paese? Sì, senz'altro. Io vorrei ricollegarmi anche a quello che diceva Donata Garrasi a proposito dell'importanza della nuova leadership politica. Le elezioni del 2018, il cambio di presidente da Kabila a Tshisekedi ha già segnato una svolta, ma la svolta ulteriormente si sta producendo proprio in queste settimane. Cioè, c'è stato negli ultimi 6 mesi, da un punto di vista della politica interna, il Congo ha fatto una specie di rivoluzione, i cui margini legali sono ancora tutti, insomma, da capire, da vedere. Ma proprio nelle scorse settimane è cambiato il primo ministro, il nuovo Tshisekedi ha nominato 3 nuovi giudici della Corte Costituzionale, che ha un ruolo fondamentale e cruciale nel paese. Quindi sotto i nostri occhi stanno avvenendo tutta una serie di cambiamenti che, se produrranno effettivamente una leadership collaborativa sia all'interno per risolvere le questioni che non sono mai state affrontate davvero, con le scuse prima della guerra fredda e poi della guerra continua dal 97, sul piano esterno è un po' lo stesso discorso. Cioè, ci si chiede, adesso è nella fase classica della luna di miele, ancor più da quando ha preso le distanze, sembra definitivamente, da Kabila, o comunque sta provando a prendere le distanze con decisioni concrete che passano per esempio anche attraverso il cambiamento dei board delle grandi compagnie minerarie. Questo fa sperare in un cambio di passo anche nelle relazioni internazionali, nelle relazioni regionali, presidenza dell'Unione Africana, con la Cina. Ovviamente la Cina è il partner dei partner dal punto di vista economico, anche in Congo. Il ministro degli esteri cinese è stato a Kinshasa a dicembre,
ha annullato un debito molto ampio, di 28 milioni di dollari, se non sbaglio, ha promesso altri 17 milioni di dollari e in modo molto significativo di questi, una certa parte di questi fondi sono stati dichiaratamente volti a rafforzare il Congo e la leadership congolese in vista della direzione dell'Unione Africana. Quindi questo significa dalla parte della Cina scommettere su una costruzione politica, che è effettivamente il dato mancante, il dato che è sempre mancato, prima con Mobutu e poi con i due Kabila, Kabila padre e Kabila figlio. La stessa cosa può dirsi per gli Stati Uniti, anche gli Stati Uniti stanno scommettendo, hanno reintrodotto il Congo nella AGOA, cioè nel sistema di libero scambio, dopo che era stato espulso il Congo colpevole agli occhi statunitensi di non rispettare i diritti umani. Questo è avvenuto pochi mesi fa. Quindi anche gli Stati Uniti sembrano intenzionati a riattivare dei canali che Kabila, durante i suoi 18 anni al potere, aveva via via negletto, poi trovandosi in realtà sempre più solo. Un altro attore importante, Cina senz'altro, fra l'altro non abbiamo parlato perché il tempo a nostra disposizione è molto poco, ma anche il Congo, come tutto il resto del mondo, sta vivendo la pandemia e il tema dei vaccini, per esempio, coinvolge di nuovo la Cina, che sembra essere ovviamente il candidato principe a fornire quello che riuscirà ad arrivare in Congo in termini di vaccini. E poi ci sono attori magari meno immediatamente noti. L'India ha un ruolo anche in Congo, l'ha avuto nell'ambito delle Nazioni Buonasera, Unite, posso i paesi chiederti, del Golfo. siccome il tempo è tiranno, volevo portarti un momentino su un altro aspetto, diciamo, delle relazioni con la comunità internazionale, cioè il ruolo delle Nazioni Unite. Le Nazioni Unite in Congo hanno una storia lunga, molto travagliata, e sappiamo che la missione che è stata richiamata più volte, MONUSCO, è ormai lì da 20 anni. Come si arriva a questa situazione e che ruolo svolgono oggi? Ti chiedo di essere molto breve perché ci stiamo avvicinando agli ultimi minuti. Allora, verissimo, la missione delle Nazioni Unite, oggi MONUSCO, è lì da 20 anni perché è lì dal 1999 ed è arrivata, direi, sulla scorta del fatto che la comunità internazionale non aveva reagito in Ruanda. E quindi no, MONUC, prima di MONUSCO, arriva con questo carico anche di aspettative. Dopo una guerra che ha fatto milioni di morti tra il 97 e il 2002, MONUC, scusate, arriva nel 99 con questo carico di aspettative. Io sono d'accordo sulla visione anche non necessariamente positiva, ma concreta di Donata Garrisi, cioè dire è troppo facile dire che la missione delle Nazioni Unite, che è lì da 20 anni, non ha fatto nulla. Non è vero che non ha fatto nulla. Ovviamente non avremo mai le controprove, ma che cosa sarebbe stato anche in quelle stesse regioni dell'Est in assenza dei caschi blu? Certamente c'è sempre un problema, per esempio, tra il mandato della MONUSCO, quindi quello che è l'orizzonte operativo e poi quello che si può fare concretamente sul terreno. Il problema con gli stati che forniscono le truppe ai caschi blu, questo rapporto tra quindi quartier generale e situazione sul terreno. Un mandato certamente sempre più robusto. Oggi i caschi blu possono agire con la forza quando necessario. Quindi non è più neanche peacekeeping, è senz'altro peace enforcement. Ma il problema è anche avere uno stato che facilita l'operazione delle Nazioni Unite. Con Kabila c'è sempre stato un grande braccio di ferro. Kabila è stato quasi un rivale delle Nazioni Unite in Congo. Se oggi le cose cambiano, è vero che ci vuole un impegno prima di tutto politico, anche perché le Certo. Nazioni Unite Grazie possono Maristella. effettivamente. Grazie. Posso passare la parola a te, Donata? Ti vorrei chiedere che cosa pensi tu, che cosa pu puoi aggiungere riguardo del ruolo delle organizzazioni regionali e della comunità internazionale nel suo complesso, che possiamo tracciare un bilancio, grossolanamente potremmo dire, di utilità o viceversa di danno in questa regione. Poi magari nel far questo ti chiederei di toccare anche il tema dell'Unione Africana. Abbiamo detto più volte che quest'anno il Congo potrebbe avere un ruolo chiave all'interno dell'Unione.
e viceversa. Certamente, intanto Maristella Rognoni mi ha tolto le parole di bocca nel dire che comunque è molto difficile poi attribuire la casualità tra la presenza delle organizzazioni e responsabile dei lati positivi piuttosto che magari una causa stessa di problemi. Allora, le organizzazioni regionali e la comunità internazionale, ma partiamo dalle prime velocementissimo, svolgono un ruolo molto importante in quanto sono un forum differenti di dialogo tra i paesi membri. Quindi sono posti dove i paesi membri a diversi livelli, dalla leadership fino a livelli più tecnici, si incontrano per discutere delle varie problematiche, incluse problematiche legate alla pace e sicurezza. Questo dialogo continuo, che avviene a volte in maniera ripetuta perché ci sono diverse organizzazioni, una regione abbastanza complessa, se guardiamo a tutte le organizzazioni, è assolutamente essenziale ed è un dialogo politico ed è un dialogo su questioni molto sensibili che non potrebbe avvenire in altri ambiti, perché comunque sono organizzazioni di stati membri e hanno un ruolo molto politico. Le organizzazioni regionali, oltre a ciò, alcune di esse di più, hanno un ruolo molto importante in quella che è la strada verso un'integrazione economica che è un po' lunga come strada, ma comunque è una strada per seguire. Quindi a facilitare gli accordi economici, a facilitare la capacità di questi paesi, stati membri, di operare con una voce, incluso nei confronti della comunità internazionale invece che stati separati. Ora, c'è anche un ruolo di sviluppo e un ruolo umanitario, no? Diverse organizzazioni si occupano di questioni di sviluppo umanitario, ma per me è veramente sottolineare il ruolo politico, diplomatico e di cooperazione alla sicurezza. Io devo dire che negli anni durante i quali ho lavorato sul Congo, soprattutto negli ultimi 3, ho visto un netto miglioramento nella capacità e nell'impegno delle organizzazioni regionali a giocare un ruolo positivo nella regione, incluso lavorando tra di loro. Questo uno. La seconda domanda, l'Unione Africana è assolutamente importante, determinante e con la nuova. I nuovi commissari, la nuova leadership e quella rinnovata che abbiamo visto venire fuori dall'ultimo summit, continuerà a giocare un ruolo molto importante riguardo alla pace e alla sicurezza sul continente. Il fatto che i risultati siano volatili, non siano così visibili dappertutto, che continuiamo ad avere numeri impensabili di rifugiati e di popolazioni in situazioni di stress, non significa che questa organizzazione, sto parlando ora dell'Unione Africana, non sia un'organizzazione che ha veramente come priorità la pace e la sicurezza. Io penso che nei prossimi anni vedremo dei cambiamenti. Ora, la presidenza del Congo, dell'Unione Africana, vedremo come si svolgerà. Le priorità sono tante, una di queste è la pace e sicurezza nella regione dei Grandi Laghi, ma non è l'unica perché l'Africa è comunque un continente che ha molte altre problematiche e quindi è anche legittimo politicamente che un presidente dell'Unione Africana si concentri su tutte le problematiche africane piuttosto che sulla propria regione. Quindi è un balancing act che il presidente Tshisekedi dovrà fare come presidente dell'Unione Africana. Ma non c'è miglioramento che non possa passare, che non debba passare attraverso l'Unione Africana. Quindi agli scettici dico meglio pensare a come fare meglio piuttosto che non fare. La comunità internazionale, io negli Interromperti qua. ultimi tempi l'ho vista e ora finisco qui molto ben disposta nei confronti della regione, sia politicamente sia con l'apporto di aiuti umanitari, ma soprattutto di risorse allo sviluppo. Diamo un discorso più o meno, siamo coscienti degli interessi geopolitici anche in seno al Consiglio di sicurezza, però è un discorso che tende verso la coerenza a volte e quindi, ripeto, congiuntura positiva anche da quel punto di vista. Non dimentichiamoci che le questioni da risolvere sono importanti, che la regione dei Grandi Laghi è in Africa e l'Africa è nel mondo, quindi Grazie, grazie tutto Donata. non è deciso lì. Grazie Donata. Francesca, prima di tornare a Jean Leonard, per restare sul fronte, diciamo, delle relazioni esterne, ma guardate da tutt'altra prospettiva, quella della stampa internazionale, e tornando alla violenza che ha attirato la nostra attenzione verso quest'area, cioè le uccisioni dell'altro giorno, che tipo di reazioni ci sono state nella stampa internazionale, rispetto a quanto avvenuto? Sì, le reazioni sono state, stavo giusto pensando adesso che stiamo descrivendo una situazione in miglioramento, dove però la situazione a livello micro, non macro, è ancora drammatica e questa
questa crasi, questa distanza. Fa anche un po' rabbia pensare che ha fatto perdere la vita una persona anche così importante per l'Italia, perché è il nostro rappresentante, e una persona anche dal punto di vista umano, come lo descrivono tutti, era una persona davvero speciale e impegnata. E, diciamo, quindi molti, diciamo, l'evento sicuramente ha interessato tutti i giornali del mondo, da più importanti, New York Times, Le Monde, tutti hanno dedicato dei lunghi articoli ben fatti e belli. Se proprio devo scegliere, così per darvi un esempio, forse gli articoli più belli li ha pubblicati un giornale belga. Non è strano questo, perché chiaramente il Belgio ha un occhio molto, diciamo, molto attento verso l'ex colonia. L'ha pubblicata questa giornalista, Colette Breckman, che segue questa regione dall'epoca di Mobutu, e ha raccolto tutte le voci congolesi che ha potuto e ha fatto un ritratto molto bello dell'ambasciatore, descrivendolo come un amico dei poveri, raccontando tutti i progetti che avevano fatto a Kinshasa. E così, giusto per aggiungere un'ultima cosa, sì, molti articoli parlano di un evento eccezionale, ma anche estremamente banale, non banale, forse, che rientra in uno schema consueto per quelle zone, e ripensandoci ancora, questo fa veramente rabbia. Le voglio chiudere qua. Grazie Francesca, ci hai riportato in qualche modo alla dimensione micro, e questo, su questo vorrei chiedere una cosa a Jean Leonard. Sul terreno, la società civile congolese, che tipo di ruolo può svolge, che tipo di ruolo può svolgere In quelle speranze che abbiamo un po' espresso, cercando di leggere i segnali positivi, no, di una traiettoria che forse sta iniziando ad essere potenzialmente più virtuosa? Abbiamo detto, la situazione è drammatica, naturalmente non dobbiamo tenere attenzione ai due piani: da un lato quanto è ancora esplosiva la situazione sul terreno, e dall'altro cercare di leggere anche gli scenari che vanno sviluppandosi. C'è qualcosa che viene dalla società civile in questo senso? Forse anche in Africa, ma in Congo in modo particolare, ha potuto notare davvero come, non la chiamerei la società civile perché è un termine che si presta a molti equivoci, ma diciamo la società vernacolare congolese, questa auto-organizzazione, questa capacità che hanno avuto da sempre a reagire alle avversità, no? C'è un detto in lingua lingala che dice: c'è un articolo della Costituzione che non è un articolo scritto, che si dice débrouillez-vous, la débrouillardise, arrangiatevi. E in quell'arrangiatevi c'è il segno di una popolazione che ha saputo resistere a tutte le serie di violenze, di cicli politici che hanno drammaticamente investito il Congo, ma nella sua reazione è stato anche in grado di innovare, resistenza e innovazione. E ricorda quello che viene descritto da alcuni sociologi africani, la capacità di ottimizzare l'anarchia, e questo lo trovi in Congo. In tutti questi anni, se c'è una lettura che si può fare della società congolese, è la capacità che hanno avuto in economia, nel campo sociale, in tutti i campi della vita del Congo, di trovare negli interstizi dell'anarchia la capacità di ottimizzare questa anarchia. E noi su questo dobbiamo fare conto quando parliamo del Congo. Purtroppo stiamo sperando che questa stagione politica trovi la classe politica attenta, obbediente, nel senso di audience, in ascolto di questa capacità di ottimizzare l'anarchia, e che dia sponda politica a questa vivacità, a questa grande vivacità che vede in primis le donne, ma soprattutto i giovani. Il movimento Lucha, di cui si parlava, è una cosa luminosa all'interno di un panorama congolese che potrebbe dare depressione, ma invece dà tanta speranza, ecco. Quindi ripartiamo dalla società vernacolare congolese per ritrovare appunto il senso di un popolo che, nonostante le scorie della storia, riesce ancora a stare in piedi. Grazie,
Grazie Gian Leonardo, voglio restare su di te un momento perché abbiamo gli ultimi minuti e c'è una domanda che credo si possa agganciare a quanto hai detto. Abbiamo ricevuto parecchie domande via social, ringrazio tutti quelli che ci stanno seguendo, riusciamo a leggere solo un paio. Questa ci arriva da Andrea che chiede, partendo dall'ambiguità del nome stesso dello Stato congolese, il riferimento è alla Repubblica Democratica del Congo, ad oggi, rispetto a democrazie affermate o pseudodemocrazie in alcuni stati africani, in quale categoria rientra il Congo? Jean Leonard, se puoi spendere due parole, proprio un flash su questo. È una domanda molto complicata, ma penso per tutti i paesi africani. Io non parlo mai di democrazia in Africa, mi piace parlare di processi di democratizzazione, che mi sembra dare di più il segno di un dover essere piuttosto che di un essere. È tutto un percorso, come abbiamo visto, sembrava tutto fatto negli anni 90, invece stiamo assistendo a una recessione democratica nel continente che dovremo affrontare dopo il post-COVID, dopo il Covid. Non c'è solo la recessione economica, ma anche la recessione democratica. Ecco, si vota in Congo Brazzaville a marzo. Questo signore era presidente quando facevo la maturità a Brazzaville, tra un po' vado in pensione e è ancora lì al potere. E si tratterà di un'elezione democratica. Quindi il processo, secondo me, significa dare il tempo di maturazione appunto a quello che, ai fermenti che avvengono all'interno della società per indirizzarli verso la strada giusta. Dopodiché io non credo al mimetismo istituzionale, non credo che il maggioritario, così come avviene in Italia, o il proporzionale possa risolvere la questione. Dovremo un giorno forse trovare, anche attingendo alle forme di democrazia che c'erano nelle nostre culture, a una capacità del nostro popolo di partecipare, di esprimersi e di non essere lasciato così nella solitudine con i propri dirigenti, ma anche solitudine rispetto al mondo esterno. Grazie. Sara invece ci chiede questo, e credo che la domanda possa essere rivolta a Donata, a Maria Stella, a Jean Leonard stesso. Quanto è forte l'influenza jihadista nella parte est del paese? E cosa comporta per la stabilità della regione dei Grandi Laghi e all'interno dello stesso Congo? C'è qualcuno di voi tre che vuole sempre in maniera concisa provare a dare una risposta? Maria Stella? Posso, così, anche a me ha colpito questa sottolineatura del jihadismo. Storicamente, come sapete, l'Islam non ha mai attraversato la foresta, si è fermato al lago Chad e la foresta è stata una barriera naturale che ha impedito l'Islam di andare più giù. È chiaro che il movimentismo integralista e fondamentalista che c'è oggi in Africa vuole superare questa mancanza storica e andare al di là e quindi penetrare anche i paesi che non erano storicamente islamizzate. E cercano il ventre molle, e il Kivu in questo momento è il ventre molle, uno dei ventri molli dell'Africa. Potrà radicarsi? Ci sono delle antenne pronte a raccogliere questo? Per quanto possa conoscere il Congo, penso che sarà complicato. Penso invece che questi gruppi, come tutti, hanno trovato questo terreno dove possono autofinanziarsi attraverso l'occupazione di zone di sfruttamento di minerali, e possibile che si siano radicate, questo ancora non ci credo, però è tutto da approfondire evidentemente. Maria Stella o Donata, volevate aggiungere qualcosa? Ma sono anch'io abbastanza d'accordo, sono d'accordo con Jean Leonard, sul fatto però che si possano trovare fondi e possano quindi alimentarsi gruppi che comunque arrivano dall'Uganda, sappiamo che già in Uganda ci sono, quindi non è troppo lontano, magari non riguardano subito il Kivu, ma l'Ituri probabilmente sì,
e quindi la potenzialità di un radicamento da un punto di vista della possibilità di trovare risorse che non sono solo le risorse minerarie, ma sono anche semplicemente il pillage dei villaggi, cioè andare e prendere tutto quello che è possibile aggredendo i villaggi anche con armi molto, molto basiche. Quindi questa, purtroppo esiste questa potenzialità. Per il momento non sappiamo, anche se uno dei gruppi più violenti è proprio di matrice islamista oggi in Congo. Quindi temo che da questo punto di vista il futuro non so quanto ci riserverà di buono da questo punto di vista. Grazie. Donata, volevi aggiungere qualcosa? No, concordo, volevo solo concordare con l'interpretazione di Jean Leonard. Credo che ci vogliano più evidenze, più fatti per poter stabilire veramente qual è la situazione. Certo, la regione è in una subregione complessa dal punto di vista di sicurezza, quindi ci si può aspettare delle trasformazioni anche a livello di presenza di questi gruppi, ma per il momento mi sento proprio di concordare con l'opinione espressa fino a questo momento. Grazie. Grazie a te, Donata. Siamo arrivati, abbiamo esaurito il tempo a disposizione. È un peccato che si sia dovuto attendere un evento così drammatico per riscoprire in qualche modo un paese come il Congo. Abbiamo provato a farlo in limiti di tempo molto stringenti e vi ringrazio davvero perché avete dato dei contributi, estremamente ricchi, diversi, e credo in qualche modo anche complementare. Questo era il nostro obiettivo, mi sembra che, in buona parte l'abbiamo raggiunto. Ringrazio quindi Donata Garrasi, direttore per affari politici dell'Ufficio dell'Inviato Speciale delle Nazioni Unite per i Grandi Laghi, Maria Stella Rognoni, professoressa di storia e istituzioni dell'Africa all'Università di Firenze, Francesca Sibani, giornalista di Internazionale e Jean-Léonard Touadi, Senior Advisor della FAO. Ringrazio anche tutti coloro che ci hanno seguiti e auguro a tutti una buona serata. Grazie.